essere venuti qui oggi, fare un altro applauso per la splendida associazione di Vertigo che ci ha ospitato qua oggi e per le splendide donne del team che ne fanno parte. Allora, Valeria penso la conosciate tutti, nel caso non la conosciate adesso lei si presenterà. Io e lei abbiamo sicuramente in comune due cose. Le foto da Troia su Instagram, sì. E la rabbia, tanta tanta rabbia. Oggi parleremo di queste due cose e poi nello specifico di come il patriarcato è sempre in mezzo alla nostra vita. Vabbè, cioè, ci arriviamo, se no metto là, non è un problema. Io oggi sono qui viva, non so per quale strano miracolo, che sono caduta di faccia alla stazione, in un colpo secco, ho detto, boh, sono ancora viva, chissà, sì, sfortunatamente per il mondo tutto, ma ci sono ancora. Mi devo presentare, lo so che devo dire, ma no, questa roba sa chiara, faccio cose e scrivo cose, sì, e niente, mi occupo di femminismo, iniziamo proprio col botto, e perché lo faccio? Non lo so, nel senso, non è stata una scelta, è successo che nel 2020 degli uomini condividessero dei miei video sessualmente espliciti sulle piattaforme online e allora ho detto, mo che si fa? O divento una redenta e chiedo scusa oppure mi riapproprio della mia faccia ed è successa la seconda cosa. Quindi mi sono riappropriata di questo volto che era un po' ovunque, sui cellulari di circa 1,5 milioni di persone. Ho detto, bah, vuoi dire che forse a sto giro due cose, due frasi in fila le mettiamo? Ed è successo con questo coso lì. E quindi niente, in realtà non c'è altro da dire su di me perché è questo, cioè non sono né una persona, diciamo, coraggiosa che ci ha messo la faccia, cioè è successo, non l'ho scelto. Avessi potuto scegliere di fare un'altra cosa, non avrei fatto l'attivista sicuramente, mi sarei data ad altro, però è successo e forse mi ha un po' salvato la vita, no, questa cosa di rispondere un po' alle dinamiche violente di una società che ci vuole, non dico zitte, forse che desidera che noi parliamo tutte quelle volte che ce lo concede, che ci dà lo spazio, no? Quindi eccoci. Tu più volte sottolinei il fatto che non sei una sopravvissuta. Tu sei morta e rinata dopo quello che è successo quel 2020. E su questo in realtà vorrei soffermarmi. Il concetto di sopravvissuta, il concetto di coraggio. Sei stata coraggiosa? Che in realtà è un termine che viene usato rispetto alle donne in tantissimi ambienti, su tantissime sfere, per descrivere qualcosa che evidentemente ci viene insolito da credere, da fare. Parlando in prima persona del mio corpo e mostrando il mio corpo, più volte mi è stato descritto come un atto coraggioso mostrare il corpo nudo, Valeria lo sa bene, ne parliamo spesso, quanto è coraggioso semplicemente pubblicare una foto? È la nostra vita, la pubblichiamo tutti, chi meno, chi più vestita, chi meno, ma ci risulta strano, fictizio quasi, un comportamento bizzarro, anomalo, il fatto che una donna si riappropri del proprio volto, della propria voce, del proprio corpo per se stessa. E questa cosa non viene portata per niente. E quindi ti chiedo, come fai a far capire che non c'entra il coraggio, che non c'entra niente e che è la normalità, o almeno dovrebbe esserlo ovviamente? Bene, io parto con una domanda, perché la gente si aspetta le presentazioni e faccio altre cose, cioè assemblee, quindi adesso parlate voi, perché io non sono qua per parlare, non ci riesco in genere. Quando ci sono queste persone in blocco un po', perché adesso è il vostro turno, prego. E la domanda è questa. Una domanda serena, certo, per cominciare serenamente. Se io vi dicessi di immaginare
un luogo di morte che vi ricorda la morte, che cosa, a che cosa pensate? Proprio subito così. Un luogo di morte. Cimitero. Sì? Cimitero. Cimitero, poi? Giusto, sì. Un ospedale. Un ospedale, sì. Altro? Una catastrofe tipo terremoto, incendio. Esatto, quelli che chiamano calamità naturali, sì. Sì. Giusto, altro? Una strada. La strada. Altro? La Brianza. Come? La Brianza. Ah, la Brianza. Mi rendo conto. Beh, vedi, anche questa è la risposta giusta, ok? Altro? Soffermarmi sul fatto che è stato detto cimitero, ospedale, che sono comunque due luoghi a cui diamo una connotazione ben distinta, e poi la strada, che teoricamente è luogo pedonale e sociale, camminante da tutti, in qualunque ora, in qualunque giorno, eppure c'è una parte di popolazione principalmente femminile a cui quella strada porta un sentimento di disagio interiore, il percorrerla magari da sola, magari di notte, magari coi tacchi anche, ed è quel concetto di difficoltà in più, che se succede qualcosa non ho neanche lo scatto di correre. Ma infatti questa era la domanda successiva, cioè perché nessuno ha detto corpo? Perché quando parliamo di morte, noi immaginiamo un concetto di morte che sia definitivo. Quando muori, muori per sempre. Altrimenti sono sopravvissuto. Altrimenti sei una che ce l'ha fatta. Ecco, ogni volta che pongo questa domanda, nessuno dice corpo. E questa è una cosa spaventosa, perché in realtà i corpi, no, sono i primi luoghi in cui moriamo, no? Ogni volta che qualcuno muore, muore nel suo corpo. Il punto è, qual è la ragione? E soprattutto, esiste una morte non definitiva? No, ricollegandomi a quella che era la tua domanda, quando parliamo di sopravvissute, noi stiamo dando, pensate quanto siamo stronzi e teste di cazzo, stiamo dando una medaglia, una coccarda, a tutte quelle donne che hanno semplicemente deciso di ricominciare a fare la loro vita dopo una violenza. Cioè, noi questa etichetta di sopravvissuta ce la siamo tenuta addosso come fosse un premio. Perché io sono una sopravvissuta allo stupro, una sopravvissuta alla condivisione non consensuale, sono sopravvissuta alla violenza domestica, alla violenza economica. Sono sopravvissuta, ho questa coccarda, quindi no, adesso va meglio. Eppure esiste un concetto di morte che è molto diverso da quello biologico, naturale. Ed è una morte che tutti i nostri corpi, non parlo solo di donne, parlo di tutti i nostri corpi. In questa cultura, no? È una morte continua e repentina. E quando mi dicono che i corpi che muoiono sono solo quelli delle donne, io dico sempre, è falso. Perché noi pensiamo che la società patriarcale sia un problema soprattutto per noi, e lo è effettivamente, no? Noi cerchiamo scudatamente per tutta la vita di far capire agli uomini che cosa significa stare nella nostra pelle, no? Ma a me non interessa che un maschio mi capisca, perché non lo capirà mai cosa significa vivere nel mio corpo. Cioè, non chiedo a un uomo di capire cosa vuol dire essere me o essere noi, perché lui lo sa già cosa significa avere paura di morire, no? Quel coraggio di cui parlavi tu nella domanda precedente. Poi immaginate un uomo che sta allo stadio, ok, con i suoi amici, parte un coro sessista come quello dell'Inter, non so se vi ricordate quello che diceva "Dalla siamo noi" alla giardiniera che stava lavorando, no, in campo. Ecco, il cinema è molto originale loro comunque, ogni tanto. E immaginate che un uomo, no, si alza fra gli altri e dice "Io comunque non è che sono d'accordo". Esce ammazzato di botte da quella situazione. Quindi la paura di morire, la morte, il luogo di morte del corpo appartiene, no, a tutti, a tutte. Perché noi in questa società ci moriamo? Perché noi donne che viviamo socializzate come donne
Abbiamo il rischio di morire per strada, come dicevi tu, no? Nei nostri corpi, nei luoghi sociali, sempre, nelle mura domestiche. E gli uomini a loro volta hanno, no? Questa sciagura che se escono fuori dal branco muoiono pure loro. Quindi hanno bisogno di stare in gruppo, hanno bisogno di creare coesione. Io sfido tutti i maschi presenti a dirmi se non hanno mai avuto paura di morire. In un gruppo, in un branco, in cui avevo pensato, ok, forse questa cosa non mi convince, però non la dico perché altrimenti mi menano o mi lasciano da solo. Divento un emarginato. Ecco, noi l'emarginazione l'abbiamo ogni giorno, no? Quello che dice tu, il coraggio. Noi non siamo coraggiose. Noi abbiamo un istinto di sopravvivenza che ci costringe a trovare degli espedienti per sopravvivere. Cioè io penso veramente di ammazzare qualcuno quando la notte cammino con le chiavi in mano. Ma che voglio prendere in giro? Cioè sono così cretina, così stronza a pensare veramente di poter ammazzare qualcuno con le chiavi? Eppure quello è il mio modo per sentirmi sicura, per sopravvivere. No? E ritorniamo sempre alla parola sopravvivenza. Questo ci rende coraggiose? No. No. Perché l'unico modo che abbiamo per sopravvivere è cavarcela da sole, e quindi mi rode il culo. Perché io dico allo Stato e alle istituzioni, dove eravate quando avevo bisogno? Perché ho dovuto fare tutto da sola? Sopravvissuta. Questo concetto bellissimo. Per cui evidentemente qualcosa è andato storto nel processo. Se sei sopravvissuta, qualcosa nel piano del tuo abuso non ha funzionato. Quindi alla fin fine, quella coccarda, te la meriti anche perché dai poverina. Però allo stesso tempo, quella stessa coccarda è il modo di dire, ma c'è chi sta peggio. Tu alla fine sei sopravvissuta. Non male, guarda. C'è chi non esce mai da quella rete di abusi, c'è chi ci muore e chi non ci prova neanche ad uscirne, perché ci sono tante motivazioni per cui non si ne può uscire. Non è che io mi sveglio e il mio fidanzato che mi picchia, questo giorno lo lascio, questo giorno X, perché magari c'è una convivenza, c'è una mancanza economica, magari anche la mancanza personale della famiglia di supporto. Quindi, nel tuo libro, tu dici una frase che a me ha colpito molto, che è, volevo il volto tu m'hai fatto. E è una cosa che ho pensato anch'io, nella vita, perché anch'io sono stata una sopravvissuta, termine che non mi è mai piaciuto neanche prima di addentrarmi nel femminismo, perché non mi dava voce. Nessuno pensava a me in quanto persona che ha subito qualcosa, e quindi ho fatto dei passi anche di consapevolezza, di interiorizzazione, di lotta, di guerra con se stessi e con gli altri. Però sei sopravvissuta, quindi. Però il volto tu m'hai fatto ti dà in qualche modo della ragione in più per avercela con gli altri. Quindi questa delegittimazione della violenza nel non avere lividi, sangue o anche la morte stessa, perché lì nessuno può dire. Come facciamo a non far capire, cioè a far capire che questa è mercificazione totale del dolore, della violenza? Proprio servivano le percosse. È lì. Va bene, ora facciamo per alzare di mano. Quante persone in questa stanza hanno vissuto violenza estrema, cioè una violenza proprio che ha creato un dolore profondo in loro, eppure non avevano lividi, facce come fatte o dolori, no? Sul corpo, una costola rotta, una frattura. Quante persone? Guardare, cioè, guardate quante mani. Okay. Io sono stata una di quelle persone, in realtà non è un discorso che ritiro, perché quello che è successo a me è successo a tante altre persone, come abbiamo visto.
sono stata una di quelle persone che forse non era veramente vittima. Che vuol dire non essere veramente vittime? Significa che c'è un concetto di vittima, che se non lo rispetti allora lo sei meno. Se lo sei meno allora forse non sei totalmente una vittima, e se non sei una vittima allora forse hai giocato un ruolo in questa cosa. Vedete quanti sottointesi nel giro di una frase? Ora immaginate, qua me ne frega meno di zero perché ripeto, sono per dire la verità, quindi questa è. Ora immaginate una che va a denunciare, io ho scritto che va a denunciare questa condivisione non consensuale di immagini sessualmente esplicite, e mi dicono, ma tu le volevi fare queste foto, questi video? Io, sì. Ti sei divertita? Sì. Lo rifaresti? Sì. Eravate in tre? Sì. Allora vedi che forse veramente la sono da cercare, vedi che hai avuto un ruolo in questa cosa. Perché ci manca sempre, proprio difficilissimo da comprendere, questa cosa sta cazzata del consenso, no? Io ho deciso che questi video dovessero girare online? No. Questo mi rende meno vittima? No. Questo mi rende colpevole? No. Rifarò video mentre scopo? Sì. E questo perché questa cultura gioca sulla paura. Ma io non so se qui dentro c'è qualche meloniano, in quel caso ci faremo una litigata, che vi devo dire. Mi preparo, sto bella brilla qua, sono pronta. Quella che è la retorica di Meloni, no? È quella di creare una paura. Quando tu crei la paura, no, nell'essere umano, l'essere umano decide che forse è meglio non fare, per non rischiare, no, di farsi male. Quindi forse è meglio che la sera non esco, così evito, no, che mi succeda qualcosa, evito di non fare video mentre copulo, ok? Questo termine, scopo, copulo, questa, vabbè, eccoci. Tutto lessico. Ecco, infatti. Eppure privarsi di vivere nella nostra quotidianità e fare le cose che facciamo sempre per paura di quello che ci può succedere, no? Essa stessa morte. Ritorniamo al discorso di prima. Ma se io decido un giorno di privarmi di fare qualcosa, questo mi rende meno femminista? Sapete quante cose mi sono privata di fare? Infinite. Eppure non mi reputo meno valida. Tantissime volte non ho preso alcune strade, non ho indossato alcuni vestiti, non ho detto alcune cose, non ho avuto un confronto con mille persone. Questo perché non mi andava, non volevo farlo. Mi rende meno femminista? No. Quando si parla di vera vittima, c'è sempre un immaginario comune, infatti adesso vi chiedo, qui le risposte sono sempre quelle. Se io dicessi la parola stupro, no, per esempio, a te cosa viene in mente? A voi cosa viene in mente se dico la parola stupro? Proprio un'immagine, una cosa. La mia specifica, in generale, quando parliamo di stupro, le immagini proprio che ci vengono in mente. Che strada? Notte, per strada, okay. Di notte, con qualcuno che ti assale alle spalle, sì. Solitamente violento, sì. Altro? Senza nessun aiuto. Quindi qualcuno che sta per strada, ok, e di notte, poi? Lei che piange? Assolutamente. Sì? Isolati. Urla. Altro? Omertà. Sì. Tanto. Paura di dire no. Poi? Ecco, sono tutte cose giuste. Mi sentite lo stesso? Manco per fare il pensiero di professore. Sono tutte cose giuste, ma sono tutte cose estremamente rare. Se io dicessi qual è la percentuale di stupri che incarnano questo schema, parliamo del 7% e tutti gli altri, capì? Il 7% è pochissimo. Eppure l'immaginario collettivo è la prima cosa che ci viene in mente, ma è la cosa che si verifica di meno. Guardate quanto è strana questa cosa. Perché il linguaggio
E mo, io ho fatto poche cose all'università, tutte molto inutili, sinceramente. Ultimamente mi hanno insegnato a usarle pure nei giorni della mia vita. Niente, finivano lì in università, questa è la grande pecca dell'università italiana, che non ti insegna a vivere. Però eccoci. E esiste una cosa che hanno chiamato triangolo semiotico, ok? E praticamente c'è, no, ci sono tre angoli e abbiamo il significante, il significato e il referente, dove il significante è la parola, quindi per esempio gatto, il significato è felino, che ne so, animale domestico, e il referente è la realtà esterna. Noi abbiamo legato la parola stupro, quindi il significante stupro, alla violenza. In questo triangolo semiotico che fa, no, questo cerchio, in realtà poi con quella che è la realtà. Ma è sbagliato. È arbitrario. Perché in realtà la giusta immagine da legare a questa cosa sarebbe quella della quotidianità. Io ogni volta che faccio una presentazione, ogni volta che c'è un'assemblea di questo tipo, ogni volta che se ne discute insieme, c'è sempre qualcuno alla fine che mi viene a dire: io ho scoperto di essere stata stuprata qui dentro oggi. Ora ditemi se è normale, cazzo, che qualcuno debba scoprire di aver vissuto una violenza sessuale durante una cosa, una presentazione a caso, in un pomeriggio a caso. Ditemi se è normale. Eppure succede sempre, tutte le volte succede che qualcuno venga a dirmi questa cosa. Perché quando parliamo di stupro e parliamo di livide, di violenza di questo tipo, stiamo dicendo la cosa che è socialmente accettata, ma non è così. Perché gli stupri sono quotidiani. Noi alle persone che ci stupreranno suoniamo il campanello di casa, perché le conosciamo il 99% delle volte. Quando parliamo di stupri, parliamo di un preservativo tolto senza consenso, di un marito che insiste perché vuole scopare perché siete sposati, quindi moglie lo devi, di un ragazzo che non con questa coercizione, di una persona ubriaca che viene semplicemente costretta. Parliamo di mille situazioni diverse che non hanno niente a che fare con quello che abbiamo detto adesso. Ok? Quindi quando parliamo di vera vittima, no? Dobbiamo parlare anche di vera violenza. Perché la vera violenza, no, certo, la vera è quella che dicevi tu prima, assolutamente. Perché la vera violenza è sempre quella del triangolo semiotico di prima. Se esci fuori, non è la vera violenza. Ovviamente, se volete parlare, fare degli interventi, siete liberissimi. Sì. Alzate la mano. Perché ho cominciato a gridare con la pazza che sta fuori testa, sì. Sapevamo che ci sarebbe stata quella. Sì. Mi riattacco al discorso delle urla, infatti, per dire che leggendolo, io ce l'ho qua, questo è il mio, ve lo faccio vedere, tra l'altro, bellissimo. Questo è l'unica che si presenta senza libro, la presentazione completamente sottolineato. Come gli essi, tra l'altro, perché vabbè, ho perso i pennelli in età. Mi sono chiesta, fin dall'inizio, essendo io comunque una persona già informata sull'argomento, a chi fosse l'interlocutore del libro, perché ce ne può essere più di uno, può esserci anche tanta rabbia, infatti questo secondo me è assolutamente un manifesto di guerra, spero vedo che c'è dell'accordo, quindi perfetto, questo è assolutamente un manifesto di guerra al patriarcato, però è anche, secondo me, un'ottima guida a un'introduzione femminista per come decontestualizza la lingua. E noi siamo davvero uno di quei pochi paesi in cui la lingua ancora è un problema, soprattutto nel giornalismo, nella TV, italiano, grande applauso al giornalismo italiano, sui social. Grazie. Infatti, rispetto a questo manuale per le giovani donne e le giovani femministe che ne verranno, direi facciamo un piccolo excursus di come brutalmente vengono assassinati i corpi delle donne all'interno del giornalismo. Ah, beate di cielo. Quali sono questi bei meccanismi, sì, sì, per cui il giornalismo... Morito. Anzi, domanda a voi, come capite che quell'articolo non è scritto per voi, che è scritto per qualcuno a cui quella cosa fa comodo? Come capite che il titolo del giornale è fuorviante o è discriminatorio, sessista o abilista? Ci si riferisce alle donne usando solo il nome e non il cognome. Perfetto. Sì. Se volete ripeto, ha detto, sì, ci si riferisce alle donne solo con il nome, non con il cognome.
sembra esserci una morbosità per la persona, beh, se parliamo di violenza sessuale, quindi costiera, cosa faceva, santa, puttana, eccetera, eccetera. Sì. E già da sempre. Sì. Ditemi se sentite, altrimenti ripeto. Poi va così a un uomo straniero dicendo riferimento all'origine. Sì. Le varie punte mettono magari su post. Sì. 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 Ma io faccio un esperimento, prendo una foto, scusate. Sì, sì, andiamo. Facciamo sta cosa, sto gioco. Eccoci. Altra idea? Che si giustifica chi compie quegli atti dicendo che per esempio è stato preso da un raptus o da estrema gelosia. Sì, ok. Giudicare senza sapere una bene amata nulla, in base a se taci di Socrate, la cosa che è vera, la cosa che è bella, la cosa che è utile. In merito poi alla immagine dello strumento, qualsiasi cosa che tende a ledere a quello che ci sia il non consenso, che può essere linguistico, psicologico. Sì. No, è verissimo, sono tre risposte giuste. E tra l'altro proprio c'era chi diceva le immagini, no? Io mo non so se si vedrà mai nella vita, dubito sinceramente, allora non mi alzo, facciamo questo esperimento, che cazzo ne so. Cos'è questo? Vedete? Un reggiseno. Ok? Ok, siamo tutti d'accordo che sia un reggiseno? Tutti d'accordo? L'hai visto? Perfetto. L'ho preso a caso nel giro di 30 secondi. Il titolo dell'articolo dice: ragazzina di 14 anni violentata al parco. E questa è l'immagine. Giuro, eh? Sei inerente. Giuro, giuro. Ragazzina di 14 anni violentata al parco. E l'ho cercato in 20 secondi, ok? Questo che significa? Che se io, quando io cerco su Google, stupro, violenza, articolo, compare questa roba. Compaiono donne che si stanno per masturbare, reggiseni, ragazze in intimo, culi, ok? E questo perché? Perché c'è una cosa che abbiamo pensato sia eccitante, questo ce l'hanno insegnato i porno, ok? Guardare dal buco della serratura. Guardare le cose che non possiamo vedere. Sessualizzare senza consenso, no? In situazioni, no, ci sono migliaia, milioni di porno che iniziano con lui, che la vede, no, dalla finestra o dalla porta mentre lei si masturba, che ne so. E quindi c'è questa dinamica, no, del guardare dalla serratura, dallo spiraglio, va bene? Il giornalismo italiano usa questa stessa dinamica. Perché la violenza deve essere sessualizzazione, pornografia. Se la violenza ci eccita, allora abbiamo colto nel segno. Ok? Infatti vi dico di immaginare un articolo di giornale che inizia così. Marco, capelli fluenti, gote rose, una vita spezzata, no? Ok. Iniziano tutti così gli articoli che parlano di femminicidio. Ora, a me che cazzo me ne frega se aveva i capelli biondi, se aveva la quarta di seno, se faceva la pornoattrice, se aveva 5 figli o uno o nessuno. Eppure abbiamo sempre il tempo negli articoli di giornale di scrivergli che colore aveva i capelli, se era appetibile, che cosa faceva nella vita, se aveva dei figli, e che mi raccomando, se era madre, allora ci speriamo un poco di più. Non si sa, è una madre persa, peccato, ci spiace. Questo è il modo in cui raccontano le nostre vite. E quando tu prima chiedevi chi era l'interlocutore, non siamo noi. L'interlocutore è il maschio medio, non decostruito, cis, a cui deve citare la notizia, secondo cui è morta la ragazzina, no, di 20 anni, stuprata, poi coltellata. Questo ci eccita. Questo ci eccita. Come ci ha eccitato moltissimo, e ogni volta che dico il suo nome la bolla femminista si rivolta contro di me perché non si dice, non si ricorda, invece io lo faccio, perché potevo essere lei, ok? Tiziana Cantone. Non so se qualcuno non conosce questo nome, ma dovreste conoscerlo. E
o meglio, forse è meglio utilizzare il cognome che lei ha scelto dopo la violenza, che è Giglio. E quello che è successo è che lei ha rinunciato alla sua stessa identità e si è uccisa per aver vissuto condivisione non consensuale di immagini sessualmente esplicite. E questo perché? Perché la violenza che lei ha vissuto era appetibile, era eccitante. Se voi andate a cercare gli articoli di giornale che parlano di questa notizia, cominciano tutti come vi ho detto. Lei bellissima, occhi azzurri, magra, mora, capelli lunghi. Peccato per questa piccola defianza. Peccato per questi video, perché alla fine, no? C'è una bella vita. Che motivo hai di fare sta roba? Tutti i giornalisti che mi hanno contattato quando io ho vissuto questo tipo di violenza mi chiedevano questo. Ma tu sei una persona che ha studiato, perché fare sti video? Ma zio, ti sei fatto un giro nel mio profilo Instagram, c'è il culo, il 3x2, vedi tu. Quindi il fatto che abbia studiato, non so, cozza con le immagini del culo, dimmi tu, spiegami. Perché la mia credibilità si perde, quando io pubblico le foto del culo, vero? Io so che qualcuno qui dentro la pensa questa cosa, anch'io l'ho pensata per un sacco di tempo. Per un sacco di tempo ho pensato che la cosa giusta era non lavorare col mio corpo. Io mi sono laureata in lettere, tra una settimana discuto alla magistrale italianistica, ora provo il dottorato, io sarei quella che forse definiscono un intellettuale. Eppure posto le foto del culo. Eppure mi riprendo mentre scopo. Capite questa cosa quanto è difficile da concepire per la nostra società? Perché evidentemente l'ho data a qualcuno. Capito? Boh, chissà, come l'hai comprata sta laurea? Boh, vedi i bocchini, che cazzo ne so. Capite? Questo è il punto. Che le due cose non possono convivere. La credibilità della donna angelica non convive con i corpi nudi. Allora noi ci deludiamo sempre. La credibilità del corpo angelico, quello che studia, ma moglie, madre, devota, ovviamente. Non per forza casalinga, che abbia anche un lavoro, però che badi ai figli. Mi raccomando, perché l'uomo, i figli, no. Quindi niente, spogliarsi e avere un cervello non va di pari passo per questa logica patriarcale, misogina. Quante volte mi è stato detto? Ma sicuro, se ti alzi la mano qua c'è una persona la troviamo sicuro che non posta le foto del culo perché ha paura di essere licenziata. Anche qua è una sì. E ritorniamo al limitarsi per paura di qualcosa. Quante volte ci limitiamo? Che è da quello che pubblichiamo sui social, perché poi magari il capo lo vede, mi licenzia, mi dice qualcosa, inizia a farmi mobbing sul lavoro. Ma è anche, vado a ballare con le amiche, però magari la gonna così corta non la metto, perché poi torno da sola, non ci voglio pagare il taxi, devo prendere l'autobus, sai, le 4 di notte a Milano, o così. Ci limitiamo, tanto, sempre, costantemente. La roba strana è che appunto la nudità del corpo femminile è sempre stato un tabù. Lo è tuttora, per quanto fingiamo che in realtà non lo sia. Io faccio la modella principalmente di nudo da 7 anni. In 7 anni di uomini principalmente che mi hanno detto wow, sai anche ragionare, hai un cervello, non ti spogli soltanto, ce ne sono stati a bizzeffe. E tutt'oggi qualcuno che oggi non credeva che io sarei venuta qui a parlare con voi mi fa, ma perché, di cosa vai a parlare? Che cazzo c'hai da dire? Il culo su Instagram fa questo effetto. Quindi niente, è l'appropriazione del corpo. Tu sei già alla seconda. Sì, ho fatto un bordello, se voi poteste vedere questo tavolo. Sì, il tavolo è pieno di viva. Ho trasformato questo tavolo in una piccola Bologna praticamente. Vabbè, ricorderete, quindi niente, sicuramente il nostro interlocutore non è mai stato quello, perché parlare con quell'interlocutore che tanto non ascolta e non vuole ascoltare volutamente è uno spreco di tempo, uno spreco di parole. Quindi si usa quello spazio che fra l'altro dobbiamo addirittura rivendicare che sia nostro, che ci possiamo stare, dobbiamo parlarci, cioè non serve essere state brave, perché essere donna vuol dire anche ringraziare se ti danno un microfono molto spesso.
non parliamo di questo contesto, ovviamente stiamo parlando di dire cose intelligenti. Devi dire cose intelligenti, sennò se no che cosa ce l'abbiamo andato a fare il microfono? Se io adesso mi mettessi a raccontare di quello che ho mangiato ieri a pranzo, automaticamente questo posto non me lo merito. Perché se parlo devo parlare solo di cose intelligenti. Vi risulta che tutti gli uomini... Raga, Ignazio la Russa. Capite? Che abbiamo... al governo? Solitamente, soprattutto sui social, su Instagram, con l'avvento degli influencer negli ultimi anni sempre più forte, si fa molta discriminazione sulle donne per una cosa che a me ha sempre fatto molto ridere. Un uomo può parlare di sociale, può parlare di politica e due storie dopo può parlare della partita di calcio. Nessuno si fa problemi. Sono due argomenti, li può trattare entrambi, interessanti più uno che l'altro, non mi interessa. Se una donna parla di sociale e parla di politica e due storie dopo vi sponsorizza i prodotti per i capelli, automaticamente già è meno credibile perché sono prodotti di bellezza. E quindi abbiamo decretato che qualunque cosa riguardi le donne non è credibile. Una donna che parla di trucco, di tacchi, di capelli, ma anche di calcio volendo, non è credibile. Perché sono cose che non fanno per noi, cioè fa per noi parlare di capelli, ma poi la politica no, è o uno o l'altro. Però non si fa mai questo gioco con gli uomini, o il calcio o la politica, o il tuo hobby che può essere la pesca banalmente, quanti uomini vanno a pesca, non lo so, mio suocero è sicuro, ed è un mito. Eccoci. Cioè, vorrei dire, non so, questa è una live, non lo sapevo mai. Io in prima persona vivo l'astio di essere una donna che si spoglia sui social per un lavoro, quindi addirittura mi pagano, pensate, per questo mio spogliarmi sui social. E costantemente sentire da persone della mia famiglia: ah, ma addirittura ti pagano, wow, ma non ti vergogni? Ah, che coraggio! Ma quindi le foto da prostituta come funzionano? Questo sono argomenti veri, casi veri. Sì, sì, confermo. Confermo assolutamente. Quindi il nostro interlocutore. Vedi, ma in realtà sull'interlocutore non ho le idee chiare. Nel senso che molti mi dicono, però se tu fai questo lavoro devi essere sempre pronta a un confronto col cazzo. No. Cioè, è molto sintetica la cosa, perché una volta ho risposto a uno che mi ha chiesto: ma mi spieghi sta cosa, perché, come si chiama? Io, cretina, gli ho mandato tutti i link dai PDF, libri, articoli, robe. Mi fa: ah, mi interessava veramente. Ah, oh, boh, non spiego, 40 anni della mia vita per questa risposta. Ho capito. Questo perché il confronto non è sempre l'unica soluzione. Certo, io sono qua a fare questo, ma perché l'ho deciso. Perché ho deciso di essere qua oggi a parlare di questa cosa. Ma non è detto che io sia sempre pronta a fare questo. Quando dicono: ma tu però, proprio perché parli di questo, proprio perché fai questo lavoro, proprio perché comunichi, proprio perché scrivi, dovresti essere sempre pronta a dire, a parlare, a confrontare. No. Perché c'è una cosa che viene prima del mio essere questo, come immagino nella vita di ognuno di noi: la salute mentale. Cioè, io non posso usare il mio tempo, le mie risorse per spiegare a un coglione che è un coglione. Cioè, è molto semplice. Ci sono delle persone che non sono... Poi noi abbiamo questa pretesa di dire: vi dobbiamo salvare dall'inconsapevolezza, perché noi siamo quelle che ne sanno di più. No, noi sappiamo delle cose e ne saprà altre. Il punto è: che si fa quando non c'è una cultura di base femminista? È compito del singolo, della singola, per fare questo lavoro, no? Di educazione. Cioè, il mio lavoro non esisterebbe, e sarebbe pure una gran cosa, no? Tutto questo sbattimento, questi giri, queste incazzature, se lo Stato avesse deciso, no? Di istituire un'educazione di base sesso-affettiva nelle scuole. E la soluzione è quella. Basta, questo vuol dire che non ci saranno mai più uomini che stuprano? No, ma si riduce di così. E questo perché abbiamo sempre paura che i bambini, no? Bambini, poveri bambini, qualcuno li salvi da questa società incredibilmente terribile, no? I bambini. Ma i bambini a 3 anni, spoiler, si masturbano. Anche da prima. Anche da prima, ok?
questo non è una cosa incredibile, succede, basta. I bambini semplicemente non conoscono il mondo, ma sanno già tutto quello che è biologia, fisiologia, vivono come vivono gli adulti, ok? Insegnare loro cosa significa maschilità, consenso, femminismo, comunità queer, identità marginalizzate, persone razzializzate, abilismo, dire queste parole che noi abbiamo sentito ora, o al massimo qualche anno fa, è un problema. Perché queste parole dovrebbero essere parole conosciute già a 3 anni. E quindi sì che c'è una soluzione, il problema è, questo Stato ce la vuole dare? E perché ne siamo sempre qua a chiedere allo Stato? Perché non ce lo prendiamo e basta? Perché noi abbiamo introiettato l'idea che l'unico modo per cambiare le cose sia lo Stato. È però lo Stato, è però noi siamo personcine che possiamo fare tutto. Perché lo Stato, quello che noi chiamiamo Stato, sono 4 persone. Cioè, letteralmente quello che noi chiamiamo Stato sono quella sala, ok? Vogliamo aumentare il numero, vogliamo dire 100, 200, ma è veramente meno dell'1%. Quello che chiamiamo Stato, ok? Tutto il resto è una piramide. E noi, ok? Studenti, studentesse di merda che devono lavorare di notte, poi ci sono i miei colleghi nel pubblico, io lavoro fino alle 5 del mattino nelle discoteche per andare a lavorare alle 9. Noi pensiamo che il nostro, che la nostra esistenza sia nulla, sia vana, che non possiamo fare letteralmente niente. Ma invece sapete quanto sarebbe bello unire? Cioè io, quando dico che faccio assemblea, questa cosa qua, cioè creare consapevolezza, dire uniamoci, facciamo qualcosa dal basso, scioperiamo insieme, organizziamo qualcosa, chiediamo un salario minimo, chiediamo una casa, non è possibile che io per esempio pago 450 euro di casa per vivere a Bologna da fuorisede, immagino che qui ci saranno un sacco di persone che pagano tot soldi per vivere fuori, per studiare, per esistere, noi compriamo l'acqua, che dovrebbe essere un bene gratuito, noi viviamo la nostra vita così, pensando che tutto quello che facciamo, no? Sia così, ma vediamo se arriva domani, ok? Perché pensiamo che lo Stato ci debba concedere una vita decente. E allora se quello che chiedessimo fosse una vita bella, boh, la lancio lì. Cioè una vita che non solo sia decente, dice ok, vabbè, ho campato, vediamo domani, non vedo l'ora che finisce sta giornata perché non ne posso più. Cioè se si raggiungesse quella che forse, boh, io non so neanche se ci credo a questo concetto, però quella che chiamano felicità, no? Cioè stare bene, essere sereni, avere dei soldi, vivere bene con le persone che ci stanno a fianco, non avere paura che qualcuno ci insulti, ci ammazzi per quelle che sono le nostre caratteristiche identitarie. Cioè questa vita la possiamo avere, ma con l'unione. Cioè qua ognuno pensa che di base non si può fare un cazzo perché siamo 2, 3, 4, in realtà in questa stanza non lo so quanti siamo assai oggi, ok? Se noi unissimo le persone, se noi decidessimo di scendere in strada e scioperare, fare un cazzo di casino, le cose cambiano, perché il nostro Stato non è una democrazia, è marketing. Significa che se noi abbiamo una richiesta, lo Stato deve rispondere, perché la richiesta però deve essere collettiva, no? Cioè deve avere una sorta di entrata allo Stato. Bene, noi allora chiediamo a gran voce una classe di educazione affettiva e sessuale nelle scuole, un salario minimo, una vita decente, ok? Università che non sia informazione privata, perché queste cose le ho imparate facendo 5 anni di università e ho utilizzato un linguaggio che potesse essere non d'élite, ma per chiunque. Perché se nessuno ci insegna a rispondere e lo deve fare un libro, ok? Deve essere più capito, ecco. Nessuno ci insegna a rispondere. Allora, non so se questo libro in realtà non fa niente di cioè non è, non lo so, non è un libro importante, cioè nel senso, dà semplicemente nomi alle cose, che è quella cosa che non abbiamo fatto mai. Quindi se c'è una cosa noi dobbiamo imparare a fare questo, è chiamare le cose col loro nome, perché se uno stupro lo chiamiamo stupro, cambia. Invece siamo abituati a chiamarlo brutta esperienza sessuale. Ma non so neanche quale sono, io forse vi leggerei l'ultima, insomma, le sei. Vi leggerei l'ultimo straccio del libro, così per abbandonarvi con una cosa serena. Oggi proprio ho detto tante di quelle cose. Madonna. Mi chiamo Valeria Fonte e sono ancora viva. Non sono una sopravvissuta, sono morta ma rinata. Il mio nome però si disperde fra i nomi di innumerevoli sorelle che sono stanche di morire. Noi non vogliamo più morti tacite, chiediamo una vita decente, sicura tutte le volte che la desideriamo sicura, insicura tutte le volte che la desideriamo insicura. L'unica mano che può renderla precaria dovrà essere la nostra, non quella della legge, non quella della cultura della violenza, non quella del privilegio. Vogliamo che si parli, che si fiati, che si respiri,
lasciateci continuare a fare rumore, lasciateci rispondere, argomentare, urlare, reagire, lasciateci smettere di ignorare il dolore, la misoginia, la costrizione al silenzio, reclamiamo la bocca che si spalanca, reclamiamo la vita, reclamiamo gli agenti esplosivi perché la terra tremerà e noi saremo le responsabili. Veniteci a cercare, siamo pronte.